Radio GMG, Good Morning Genova, ancora dal CEF Festival. Se la ride qua con noi abbiamo Gianluca Cavatappi direttamente dagli Stiglitz. Ciao caro, ciao. Com'è? Tutto bene? Tutto bene. Bene, bene, grazie mille per questo spazio. Allora, io ti ho portato qua i microfoni perché ti ho visto giù di sotto, eri nello stand di Flamingo e ne ho approfittato. So che non riuscirete a venire a suonare qui al festival quest'anno perché siete straprese di impegni. Purtroppo tra sì. Tutti, tra purtroppo lavoro, sì. Concerti e impegni vari. Esattamente, fra tutti purtroppo siamo incastratissimi e quindi... Però in qualche maniera da qua vi ho visto passare, vi vedrò passare. Beh, per noi questo posto è un po' come casa, nel senso, cioè tutti bene o male siamo del Ponente, siamo cresciuti, grazie anche a questo posto. E all'attività, avete avuto già occasione di suonare qua voi? No, noi purtroppo no, non abbiamo mai suonato qua, siamo venuti sempre comunque tutte le serate organizzate, comunque è una roba fighissima per noi. Sì, non avete suonato qua perché tra l'altro gli Stiglitz nascono quando? Allora, gli Stiglitz nascono nel 2018, dopo svariate serate alcoliche in diversi spazi occupati. A una certa ci siamo guardati e abbiamo deciso, ma perché no? Perché non fare una situazione, no? Una situazione dove poter fare del tour boy. E noi facciamo comunque tour boy, di fatto. Ce lo rivendichiamo, lo facciamo noi. E niente, poi abbiamo iniziato a fare le prime prove in Buridda, nel centro sociale Buridda, e da lì in poi abbiamo iniziato a creare un po' questa dinamica che ci rappresenta tuttora. Se non fosse che poi da lì a poco è scoppiato il Covid. Esattamente. Quindi... Beh, noi abbiamo fatto uscire la demo, che dovevamo presentare al concerto in Zapata con Classe Criminale, Uguaglianza e Dalton, che era per i 35 anni di classe. Lo ricordo benissimo, sì sì. Io peraltro mi dovevo pure trasferire a Bologna, avevo tutto pronto, la casa, lavoro e tutto, ho detto vabbè mi faccio l'ultimo concerto così sono a posto. È scoppiato il Covid, mi hanno chiuso letteralmente in casa, noi abbiamo detto vabbè sai che facciamo, ci teniamo i dischi e li facciamo più avanti. Abbiamo fatto al TDN a luglio la presentazione e lì abbiamo iniziato a fare due robe, però sì, siamo un gruppo da Covid. Però adesso state girando a stecca, nel senso che vedo che vi state muovendo, state riprendendo i live sono fighissimi, ho visto delle foto tipo dell'ultimo live a Raindox con i Bull Brigade e Uguaglianza, allora, se non sbaglio. Sì, esattamente, Bull Brigade e Uguaglianza, minchia, bellissimo. Poi gli Uguaglianza che non suonavano anche da un po', anche loro da prima della pandemia, e è stato proprio un rivivere... Certe situazioni che cioè, ti fanno capire perché ti continui a sbattere, perché continui comunque a frequentare determinati spazi e determinate persone. Molto figo. Io ti faccio andare via solo se ti strappo la promessa di vederti dal vivo qua l'anno prossimo. Molto volentieri, anche perché porto comunque... questa promessa alla Vale che ti stalkererà nei mesi precedenti, molto a giugno dell'anno prossimo. Anche perché comunque noi a breve faremo uscire anche il 7 pollici nostro con Flamingo. Ah, grande, sentivo prima sì, di questa sì, cosa. Faremo uscire il 7 pollici dopo il demo, abbiamo registrato quattro pezzi, poi qualche altra chicchetta faremo uscire più avanti, però sì, diciamo che siamo abbastanza pronti. Si parla di una collaborazione con i Fiatellas in qualche brano, sentivo parlare di qui. Grazie mille Gian per la partecipazione, ci vediamo presto sotto qualche palco. Vai. O qualche bancone del bar. Sempre. Ciao.